Ciao a tutti, bentrovati nel terzo episodio della campagna di Wargamer Dragon. E, bene, una volta precedente praticamente abbiamo riattaccato i nostri nemici comunisti nel settore navale. Siamo riusciti a farli fuori un bel po' di flotte, di cui sono rimasti veramente male. Ora gli è rimasta solo una Sovereign, una Tarantula e due Muna, quanto possiamo vedere. Bene, possiamo fare qualcosa, ma penso di no. Ok, facciamo fine turno. Questa volta arrivano davvero, questa è un'offensiva totale. Corazzati, artiglieri, elicotteri, aerei e molti reggimenti sembrano equipaggiati con le migliori armi dell'esercito russo. Bene, l'esercito sudcoreano è disorganizzato e non è preparato ad affrontare una simile macchina da guerra. Non possiamo respingerli, lo so benissimo. Vorrei resistere il più lungo possibile, ma non esiti a ritirare le forze se dovesse affrontare uno scontro sproporzionato. La buona notizia è che contro questa aggressione è stata creata una grande coalizione. Non riceverà solo un supporto americano, ma anche rinforzi da Anzac, Europa e addirittura Giappone. Perfetto. Perfetto. La cattiva notizia è che finché tutta quella gente è schierata lì, voi sudcoreani dovrete cavarvela da soli. Perfetto, grazie. Quando la situazione diventerà insostenibile sul confine, ritirati linearmente da Yangon a voi in giù. Ma non sacrifichi le truppe e si prepari a ritirarsi nuovamente se necessario. L'obiettivo principale è da guadagnare un po' di tempo. Lo so. Speriamo e vediamo come va. Ah, attenzione, i francesi. Qui l'ammiraglio Escrignier. Vabbè, marina francese. Sono al comando della Task Force europea. La porterei Foch. E Arca Royale saranno sulla scena tra 4 giorni, verranno seguite vicino dalla divisione Daguette e schierata dal Golfo. Tenga duro! Vediamo quello che possiamo fare, ammiraglio. 70 punti, attenzione. Oh santo cielo! Questi sono i comandi, abbiamo degli Igla. 32 bonchus, abbiamo 64 così, bene, 100 su 100, no, 32 su 100, 18 type, degli F5, con del Napalm, ok, e dei Mi-23 da superaereo. Noi non abbiamo tanta roba, dovremmo resistere quel che possiamo. Finché possiamo. Avvio battaglia. Bene. Buona fortuna, piccolo reggimento. Direi buono. Perché? Abbiamo il settore navale. Col settore navale possiamo schierare una Dongae. E questo, ragazzi, ci aiuta tantissimo. Allora, per prima cosa direi che farò solito solitamente nelle altre campagne che ho fatto, facevo una linea di difesa su Delta, ma dato il loro numero, infatti guarda, guardate quanti pochi punti posso perdere loro, farò una difesa su Daigong e Charlie, praticamente. Trovo la FOB qua, se riesco a metterla. Guarda che è fluviale l'altra, quindi ok, userò un comando qua. Loro non mi sembra che avessero il cotto, mi sembra di no. Ok, ho tre comandi, potrei metterlo qua. Più in culo mondo. Perfetto, poi giustamente uno qua. Ok, navi, mettiamo subito le navi. Difese qua dentro.
potrei fare delle resistenze. Resistenze. Qua. In modo da bloccarli sui ponti. Se si bloccano i ponti, ovvero fare una serie di veicoli, loro fanno più fatica a passare e non passano più praticamente. Potrei fare così anche. Non sarebbe male. Però con le cose che abbiamo non è il massimo. Quindi proviamoci, ma la vedo un po' difficile. Questo li manderò là. Porto sugli mortai. Direi che però mi serve più fanteria che... Vediamo come va, ragazzi. In caso salviamo, però, sempre per sicurezza. Bene. Ok. Bene, avvia battaglia. Di cose? Sì, fantastico. Capisco la preparazione, mi... un po' il tempo. Dal punto
poche cimità. Spariamole. Spariamo quei bonciu coso.